Mi risulta che oltretutto un rappresentante dell'istituzione di Castellerio sia positivo. Quindi noi dovremmo fare il tampone a 137 persone oggi, irregolari. Questa è la situazione che stanno riducendo il Friuli Venezia Giulia. È una situazione inaccettabile. Noi diciamo o si interviene immediatamente, ma non è che si può aspettare giorni, perché 100 al giorno, se aspettiamo 10 giorni, sono 1000. I numeri sono preoccupanti. Oggi fare la conferenza stampa di fronte alla Cavarzerani non è che sono contento. L'ho fatta perché penso sia necessario alzare l'attenzione nazionale verso quello che sta accadendo sul confine orientale di questo paese. Perché purtroppo noi subiamo delle conseguenze di scelte che non sono della regione e pensiamo di non essere in grado di gestirle perché la situazione è allarmante. Quando c'è comunione di intenti tra governo nazionale, regione, comuni, io penso che i risultati si possano raggiungere. Magari ecco, sigillare al 100% è difficile, ma capite che passare da 10 a 1000 la differenza è tanta. Governatore, tanti irregolari si dichiarano o risultano minorenni, anche questo è un altro problema, la presenza di minorenni stranieri. Non soltanto di minorenni stranieri, ma un altro problema è che la nuova strategia è dichiararsi minorenni quando minorenni non sono. Abbiamo persone palesemente maggiorenni che si Misurazione del dichiarano. polso? Sì, ma là c'è un altro problema, perché sulla misurazione del polso la legislazione italiana prevede che serva l'ok del giudice. Questo comporta una settimana. Se noi non facciamo le riammissioni in 24 ore non le accettano. E quindi tutti si anche un cinquantenne si dichiara minorenne, palesemente minorenne, ma è una procedura invasiva, un raggio, che a me non sembra apparentemente invasiva. Quindi serve l'autorizzazione, una settimana, vuol dire che ci riteniamo. Per quello penso che anche intervenire a livello legislativo per velocizzare le pratiche possa essere utile. Esattamente come abbiamo fatto, per esempio, quando abbiamo fatto tutte quelle procedure di spostare la possibilità di fare ricorso da Roma a Trieste, abbiamo velocizzato le pratiche e quindi abbiamo dato risposta per attivare tutti gli Eurodac in modo più veloce e quindi riammetterli nel paese di origine. Abbiamo fatto non più tardi di un anno e mezzo fa, su sollecitazione di Regione Friuli Venezia Giulia, recepita dal governo di allora e dal Parlamento. Ha parlato dell'importanza della collaborazione internazionale e anche dei rapporti con la Slovenia. Ma con la Slovenia devo dire che i rapporti, soprattutto col nuovo governo, sono decisamente più collaborativi. Ad esempio, la possibilità di fare le riammissioni, e per quello non vengono più a piedi, è stata fatta grazie alla collaborazione col governo sloveno. Adesso dovrebbero partire, mi hanno detto, le pattuglie miste. Il problema è che ho paura che non siano misure efficaci in questo momento, perché noi adesso è cambiato il metodo e probabilmente cambierà di nuovo. Cioè, se noi chiudiamo i confini minori, se chiudessimo i confini minori, sono convinto che cercheranno altre soluzioni per entrare nel paese, ma noi dobbiamo starci dietro e stargli dietro. Dobbiamo essere dinamici nel modo di dire, guarda, puoi cambiare strategia, ma da qui non passi comunque.